Siano lodati Gesù e Maria. Nella preghiera colletta che ho fatto all'inizio della Santa Messa ho chiesto al Signore a nome di tutti, vi leggo le prime parole: O Padre che ha inviato il tuo Figlio a insegnare con autorità e a liberarci dalle potenze del male, temi fondamentali di questa domenica, fa che sperimentiamo l'intima gioia di affidarci unicamente a te per testimoniare con la vita la nostra fede. Questa domenica la Chiesa fa convergere la nostra attenzione su Gesù che insegna con autorità e ci libera dal male. Nell'omelia di ieri sera ho cercato di approfondire il primo aspetto, l'insegnamento con autorità. In quella precedente, alle 9 di questa mattina, ho cercato di mostrare come dietro questa manifestazione straordinaria del diavolo, di questo ossesso, Gesù qui fa un esorcismo, si nasconde però, come in tutte le cose straordinarie, c'è sempre la faccia comune ordinaria, l'azione ordinaria del demonio. Quindi cominciando a introdurre me e i fedeli all'attenzione che si deve nell'affrontare il combattimento spirituale, perché il diavolo esiste e ci tenta sempre. In quest'ultima omelia vorrei ulteriormente approfondire questo secondo aspetto, aiutandomi con alcune cose che mi porto dietro dagli esercizi spirituali appena conclusi, predicati da un gesuita. Voi sapete che Sant'Ignazio di Loyola è un maestro indiscusso nel discernimento degli spiriti. Lui è capace di farci capire quando è il diavolo a muovere i nostri pensieri e quando invece è lo spirito buono. È importantissimo conoscere alcune di queste dritte. Ce ne sarebbero 5 di regole da approfondire, adesso vediamo il tempo che ci abbiamo. Io comincio, perché è una condivisione che sicuramente vi sarà straordinariamente utile, perché la sapienza di queste parole è una sapienza ispirata che va assolutamente al di là di ciò che umanamente o comunemente possiamo conoscere e percepire. Sant'Ignazio dice queste cose: come fa il diavolo ad attaccarci? Bisogna vedere i contesti e le situazioni. Prima regola: a coloro che passano da un peccato mortale all'altro, quindi quelli che vivono lontani da Dio, dalla Chiesa, come fa il demonio a tentarli? Il demonio comunemente è solito proporre piaceri apparenti, facendo loro immaginare diletti, piaceri sensuali, per meglio mantenerli e farli crescere nei loro vizi e peccati. Quindi li carica ulteriormente, li ubriaca sempre di più di tutte quante le stupidaggini e le glorie fatue, i piaceri effimeri che si vedono nel mondo, in modo tale che si infognino sempre di più e appartengano sempre di più a lui. Invece con questi lo spirito buono usa il metodo opposto. Che cosa fa? Stimolando al rimorso la loro coscienza con il giudizio della ragione. Cioè ogni tanto il Signore interviene e dice: falla finita. Sei proprio sicuro che stai campando tanto bene? Pensaci bene. E quando una persona ascolta questi richiami delicati, si riavvicina a Dio e si converte. Seconda regola: coloro che si impegnano a purificarsi dai loro peccati e procedono di bene in meglio nel servizio del Signore. Allora, chi sono questi? Quelli che sono riavvicinati al Signore, oppure si stanno riavvicinando. Quindi che hanno vissuto magari un po' di tempo lontani da Dio e dice: ma chi me lo fa fa? Un po' come il figlio: ma fammi tornare a casa mia, no? Fammi stare con il Signore che si campa meglio. Allora che cosa fa qui il diavolo? Dice il contrario della prima regola. Dice: in questo caso è proprio dello spirito cattivo rattristare, porre difficoltà e turbare con false ragioni per impedire di andare avanti. Questo è attinente con il Vangelo di oggi. Il diavolo dice: sei venuto a rovinarci? Allora, lui è venuto a rovinare i diavoli, ma non a rovinare noi. Ma molta gente pensa che se si avvicina troppo al Signore, la sua vita diventerà uno schifo. Quindi, chi si comincia a avvicinare, il diavolo dice: mo te faccio subito tornare a casa. Ti comincia a dire: ma guarda che ti aspetta una vita brutta se diventi cristiano, un sacco di rinunce, un sacco di cose, i comandamenti, le messe, il rosario, mamma mia, vattene a vivere un po', lasciali perdere queste cose qui, che dopo diventa una vita grigia. Così fa a chi si è avvicinato.
E invece lo spirito buono a chi si avvicina che fa? Gli dà coraggio, gli dà energie, gli dà consolazioni, le lacrime nella preghiera, ispirazioni e serenità, diminuendo e rimuovendo ogni difficoltà per spingerti ad andare avanti nella via del bene. Proviamo a interiorizzarle queste cose, è molto importante che noi impariamo piano piano a discernere. Abbiamo tempo di farne un altro po'. Attenzione, qui poi Sant'Ignazio raggiunge dei vertici, le tecniche di combattimento del diavolo. Allora, dice così, il demonio quando ci viene a tentare si comporta come una donna, e non si offendano le donne, mi raccomando, perché il diavolo è per natura debole, il gentil sesso è debole. Se una donna fa cazzotti con un uomo, ecco, a meno che non sia una super palestrata, le prende, d'accordo? La donna è per natura debole, ma vuole sembrare forte. Sentite la sapienza di quest'uomo. Infatti è proprio di una donna perdersi di animo quando litiga con un uomo e fuggire se l'uomo le si oppone con fermezza. Qui gli uomini sposati pensino, eh? Se invece l'uomo incomincia a perdersi d'animo, ad essere debole, è la fine. Perché l'ira e lo spirito vendicativo della donna crescono smisuratamente. Allo stesso modo, è proprio del demonio indebolirsi e perdersi d'animo e quindi allontanare le tentazioni quando ad esse ci si oppone con fermezza, agendo in modo diametralmente opposto. Anche questo c'è nel Vangelo di oggi. Appena il diavolo comincia a parlare, cosa fa Gesù? Shh, taci, vattene, subito, non gli dà manco tempo di finire, via, non ci parlo con te. Sapete che se ai tempi di Adamo ed Eva, alla prima parola dice, ma è vero che Dio ha detto che non potete mangiare niente? Se aveste risposto, non ci parlo con te, aria, avremmo scritto un'altra storia dell'umanità, perché se ci cominci a parlare e se ti manifesti un pochino debole o interessato, sei morto. Questo significa. Se invece, quindi ci si comincia, quindi se ci si oppone ad essi con fermezza, il diavolo scappa, ma se ci si comincia a perdere d'animo nel sostenere le tentazioni, allora non c'è al mondo una bestia così feroce nel perseguire con tanta malizia il suo dannato disegno, sei morto. Quindi col diavolo non si scende, non si parla e non ci si manifesta mai, non ci si mostra mai deboli. Altra regola, abbiamo fatto prestissimo, ne mancano solo due. Il demonio si comporta anche come un frivolo corteggiatore che vuole rimanere nascosto e non scoperto. Noi pensiamo oggi specialmente ai frivoli corteggiatori che corteggiano prede proibite. Cercate di capire che c'è qualche innocente, non vorrei scendere troppo in particolare. No, cosa fanno questi corteggiatori? Con discorsi maliziosi cercano di circuire la preda, quindi la figlia di un buon padre o la moglie di un buon marito. E che cosa vogliono? Vogliono che le loro parole e le loro lusinghe rimangano nascoste, non ne parlare con nessuno. Invece sono molto contrariati se questa buona figlia o questa buona moglie rivela le parole licenziose ascoltate dal predatore al padre o al marito, perché il padre o il marito vanno dal predatore e gli fanno una faccia tanta, giusto? Ecco, allora, allo stesso modo, quando il nemico della natura umana presenta una persona retta alle sue astuzie e lusinghe, vuole e desidera che queste siano accolte e mantenute segrete, che non ne parli con nessuno. Ma, e qui attenzione, qui ci vuole tanta umiltà, se essa le manifesta a un buon confessore o ad altra persona spirituale che conosce gli inganni e le malizie del demonio, questi ne è molto indispettito, perché capisce che non potrà riuscire nella malizia iniziata, dato che i suoi evidenti inganni sono stati scoperti. Cosa ci sta dicendo? Non rimaniamo soli con le nostre tentazioni. I buoni confessori, i buoni sacerdoti, i buoni padri spirituali esistono per questo. Se ti senti tentato, se ti senti in dubbio, parla, non avere paura, chiedi consiglio. Tutti chiediamo consiglio, i preti chiedono consiglio, i vescovi chiedono consiglio, il Papa chiede consiglio. Nessuno di noi è capace di fare da sé. Il diavolo ha carta facile quando una persona pensa di poterlo affrontare da solo.
Quindi bisogna affrontarlo con forza e con risoluzione, ma senza rimanere da soli, chiedendo aiuto, facendosi aiutare. Ultima regola, e concludiamo. Il demonio infine si comporta come un condottiero che vuole vincere il bottino, come un capitano che deve assalire un castello o una roccaforte. Cosa fa? Se lo studia, lo esamina e poi lo attacca dalla parte più debole. Così il nemico della natura umana ci gira attorno. San Pietro dice, come un leone ruggente, va in giro cercando di divorare, quindi ti gira intorno e ti controlla, ti scruta, ti guarda, ti studia, è abbastanza intelligente quindi nel fare questa operazione, ed esamina tutte le nostre virtù e poi ci attacca dove? Sui nostri punti deboli. Sei facile ad arrabbiarti? E te comincia a fare imbestialire la mattina alla sera. Sei un orgoglioso, uno che non perdona mai, e ti mette in testa tutte le malefatte che ti hanno fatto il prossimo, eccetera, eccetera. E andiamo, sei un lussurioso, le immagini impure a gogo, a iosa. E con questo ti fa cadere. Quindi, altro segreto, avere l'umiltà di conoscere le nostre debolezze e soprattutto quando siamo stuzzicati su un nostro difetto o punto debole, essere forti nel reagire. Non cedere alle provocazioni, perché il diavolo è un provocatore per antonomasia ed è un vigliacco e un vile, perché è da vigliacchi andare a prendere le persone per i punti deboli e andare a sparare contro la Croce Rossa, ma lui lo fa e a questo dobbiamo stare attenti. Quindi il Signore è potentissimo, il segreto per vincere ogni battaglia è rimanere dalla parte sua e chiedere l'aiuto di colei che ne svela tutte le diaboliche trame e se lo mette sotto i piedi, che è la Madonna. Però siamo consapevoli che nella vita cristiana l'azione ordinaria del diavolo, che è la tentazione, ci riguarda tutti quanti, e che più siamo addestrati nel riconoscerla e più probabilità avremo di non rimanerne irretiti nelle oscure trame. Siano lodati Gesù e Maria.